o Francia o Spagna, perché se magna. E dopo il ballottaggio, ballotti alla presidenza. Buonasera gentile pubblico di Diario di Bordola, bentornati a questa nuova edizione che prende il via in questo, alla fine di questo mese di marzo del 2016. Grazie naturalmente a Onda TV che ci dà sempre la possibilità di esprimerci, di confrontarci, di ospitare quelli che sono appunto i temi e le persone, i personaggi, le personalità del momento. Da parte nostra naturalmente ringraziamo tanto la proprietà quanto voi che siete a casa e che in qualche modo, in tanti modi ci avete e mi avete incoraggiato a riprendere questo nuovo appuntamento con la formula tradizionale dell'intervista. Quindi rimosso qualche piccolo impedimento, siamo di nuovo pronti per seguire i temi dell'attualità, della cronaca, della politica, alla luce anche poi dei tanti appuntamenti elettorali che vivremo in questo 2016. Cominciamo con due graditi ospiti, due amici, il dottor Maurizio Proietti e il dottor Maurizio Cacchioni. Grazie e benvenuti a voi, l'onore e il privilegio di aver accettato il mio invito per questa puntata di esordio. Noi vogliamo partire, diciamo, vogliamo confrontarci su temi importanti, locali e non solo. E voi siete la terza edizione di un appuntamento, di un convegno medico che si svolgerà a Sulmona i prossimi 8 e 9 di aprile nella sala conferenze del Vescovado di Sulmona. Un convegno che trascende appunto la stretta località, tanto per i temi che vengono trattati, anche se poi ci saranno dei riflessi, dei rilievi e delle novità che riguardano il nostro territorio, quanto per la valenza scientifica di alcuni dei relatori che voi avete invitato. Allora, dottor Proietti, cominciamo da lei. Terza edizione di un convegno che, come dire, non solo torna, ma torna sempre in una veste e una importanza più grande, anno dopo anno. E questa ormai è la terza edizione. È un congresso che in Italia cominciano a conoscere. Molti colleghi, sempre più colleghi, si cominciano a interessare a questo evento. Scusate. E quest'anno è particolare perché è composto da tre sessioni, una che riguarda la parte etica, la bioetica, un'altra riguarderà la parte veterinaria e poi la parte puramente scientifica, e poi avremo modo di entrare nel dettaglio, come no, che è la parte molto molto importante. Sì, presentiamo quest'anno tutte e tre le giornate, i vari relatori, i vari momenti che animeranno questa doppia giornata, questa doppia sessione di studi. Intanto presentiamo questo convegno, quindi dalla ecologia dell'uomo all'ecologia dell'ambiente, ma soprattutto il sottotitolo, che è molto esplicativo e secondo me è molto bello: un congresso aperto a tutti perché l'ambiente è di tutti. Non è uno slogan semplice o semplicistico. È chiaro che questo è un convegno medico che dà i crediti ai medici, è stato organizzato appunto da Maurizio Cacchioni, Maurizio Proietti, c'è Luigino Valentini, quindi c'è la commissione ambiente dell'Ordine dei Medici, responsabile no, dell'Ordine dei Veterinari, come dicevamo, il dottor Valentini. Però è anche divulgativo, per una presa di coscienza, perché dice bene lo slogan, l'ambiente è di tutti, però ci vuole consapevolezza e partecipazione. Dottor Cacchioni. Certo, consapevolezza e partecipazione sono gli aggettivi giusti. La partecipazione è stata già entusiasmante il primo anno di congresso, con un teatro comunale stracolmo di gente. Anche in quell'occasione abbiamo voluto unire la partecipazione popolare alla partecipazione strettamente tecnica. Nel secondo anno abbiamo, bisogna dire così, privilegiato un congresso di nicchia solo per gli esperti. Quest'anno invece ci riapriamo a tutti, perché come abbiamo visto l'ambiente, abbiamo detto più volte, l'ambiente è di tutti e quindi la partecipazione deve essere aperta. Partecipazione aperta anche a quelle che sono le variegate esperienze
sull'ambiente, un'esperienza etica, come vedremo poi più in dettaglio il primo giorno, un'esperienza veterinaria, un'esperienza medica. E sono anche presenti i chimici, i biologi, eccetera, perché la vera filosofia del congresso è quella che è stata espressa il primo anno dal Presidente Nazionale dell'Ordine dei Medici. L'ambiente non deve essere solo visto in funzione di alcune categorie, ma tutte le categorie interessate devono coordinare le loro forze perché ci sia una presa di visione da prima personale e poi politica su quello che può essere una incisività di tutti sull'ambiente. Dobbiamo in questo senso ringraziare l'ex Presidente Nazionale dell'Ordine dei Medici che ha voluto favorire Sulmona all'inizio, anche perché siamo stati tra i primi in senso assoluto a chiedere questo congresso nazionale alla luce di quello che era stato l'input sempre del Presidente Nazionale degli Ordini Medici, cioè della costituzione nei vari ordini delle commissioni ambiente di cui noi facciamo parte. L'Ordine dei Medici Nazionale, in riferimento a quello che erano anche le prospettive mondiali, cioè dell'ambiente come fonte di malattia, come prima fonte di malattia e causa, quindi ha ritenuto opportuno che ci fossero in tutte le realtà provinciali queste commissioni di studio, e questa commissione di studio di cui noi facciamo parte ha deciso poi per il congresso nazionale, che per nostra fortuna e anche per l'impegno di tanti amici si è svolto a Sulmona già dal primo anno e dal secondo, e quest'anno, come avevi detto giustamente tu, siamo alla terza edizione. Bene, allora i risvolti, adesso siete medici di medicina generale, quindi avete naturalmente il polso della situazione, perché poi quelle che sono le problematiche affrontate nel convegno, quindi diciamo l'aspetto scientifico, voi poi le ritrovate tutti i giorni nel confronto con i cittadini, con i vostri pazienti, no? E la situazione, voi lo sapete benissimo, diciamo è anche abbastanza preoccupante, no? Rispetto ad alcune malattie, a una serie di situazioni che si sono aggravate nel corso di questi ultimi anni. Cioè non è, come dire, una tardiva presa di coscienza, invece si tratta di una situazione che voi state studiando da diversi anni, e adesso, a distanza di qualche decina d'anni, si comincia ad avere un quadro più scientifico, no? Cioè numeri alla mano di quella che è l'inquinamento dell'aria, delle falde acquifere, della catena alimentare e così via. Dottor Proietti. Ma guarda, hai toccato un argomento molto particolare, interessante. In primis è da difendere la salute dei cittadini, cioè il cittadino va tutelato a 360 gradi, e questo dovrebbe essere opera dei decisori politici. Certo, noi facciamo scienza, quindi stiamo sul problema. Ricordo che sono anni che io punto il dito su un particolare aspetto, che sono i pesticidi e in particolare gli erbicidi. Il dottor Cacchioni, con cui su queste cose lavoriamo da anni, sa da quanto tempo sto dicendo queste cose, e forse oggi comincia a muoversi qualcosa. Quindi dicevo, in primis la salute dei cittadini, e quindi è un invito anche ai decisori politici, soprattutto in questa città, perché è stato dato incarico al dottor Pagliani, ex Mario Negri Sud, un super specialista della materia. È stato dato, come dicevo, l'incarico di fare lo studio sulla qualità dell'aria, dell'acqua e del suolo di questo territorio della Valle Peligna. Tant'è che saranno portate delle novità in sede congressuale, e vogliamo che sia un modello di riferimento anche per altre città che hanno il problema degli inquinanti. Sono stati invitati anche i sindaci delle città più inquinate, perché questo potrebbe essere proprio un modello di riferimento. A questo ci colleghiamo anche il discorso del registro tumori regionale. Ecco, quello volevo arrivare. Questa è... immaginavo, tant'è che certo, le rispondo. Certo. Quindi ho parlato personalmente col professor Manzoli, entusiasta di questo lavoro. Perché mi pare l'Abruzzo a tutt'oggi non dispone... No, dopo che noi abbiamo comunque creato non pochi problemi, in pochissimi purtroppo, pochissimi medici hanno spinto, comunque qualche personaggio anche politico di questa città ha premuto molto, fino a quando, da 14 mesi che è in funzione. Adesso cosa vogliamo fare?
In occasione di questo studio, della qualità dell'aria, e penso che parteciperanno anche gli altri sindaci della Valle Peligna, perché sarà fatto un lavoro su tutto il comprensorio, addirittura sarà previsto l'uso di palloni sonda a varie altezze, insomma uno studio veramente ben fatto e articolato. Con il professor Manzoli vogliamo estrapolare i dati comune per comune. Già ci sono dei dati importanti, perché la Regione Abruzzo, devo dire, è stata sempre attenta a queste cose. Però aveva la fortuna di lavorare su un progetto del genere e con il professor Manzoli, che ha già dato la sua disponibilità, beh, penso che in termini di tutela della salute della cittadinanza. A proposito del registro tumori, ma disponiamo di dati disaggregati per territorio, per province o soltanto per tipo di malattia? Ci sono già i dati fatti negli anni, studi degli anni precedenti, però ripeto, partiremo proprio con il professor Manzoli per un discorso nuovo, diverso, tant'è che c'è una tavola rotonda aperta anche ai sindaci del circondario, qualcuno ha già dato disponibilità, più che disponibilità, penso che siano molto interessati, perché chi vuole bene ai propri concittadini e soprattutto vuole tutelare la salute pubblica, io penso che è obbligato a entrare in un ragionamento del genere. Io spero che anche i prossimi decisori di questo territorio proseguano un po' con quello che è il discorso intrapreso dalla vecchia amministrazione con l'incarico al dottor Pagliani. Quindi ormai il solco c'è, bisogna... Va bene, allora veniamo a presentare nel dettaglio questi due giorni di convegno. Quindi si partirà la mattina di venerdì 8 aprile nella sala, abbiamo detto, sala conferenze del Vescovado di Sulmona, e quindi dopo il tradizionale saluto delle autorità ricordiamo l'intervento di Sua Eccellenza l'Arcivescovo di Vasto, Monsignor Bruno Forte, quindi, perché il tema della prima giornata riguarda appunto gli aspetti etici del convegno, dottor Cacchioni. Sì, c'è questa presenza significativa di Monsignor Forte, e la presenza significativa comunque devo dire che è sempre stata dovuta anche alla sensibilità del Vescovo di Sulmona, che ci ha sempre supportato in ogni nostra iniziativa. Non dimentichiamo il primo convegno regionale in assoluto dei medici per l'ambiente che abbiamo tenuto proprio nel Vescovado di Sulmona, le varie relazioni su etica e ambiente del Vescovo anche in un nostro congresso ad Arezzo, dove ebbe una lezione magistrale, e quindi l'aspetto che noi andiamo a configurare in questi congressi sull'ambiente sono sempre i tre aspetti: l'aspetto, diciamo così, etico puro, l'aspetto veterinario e l'aspetto medico. L'aspetto etico in questa fase non dovrò essere io ovviamente a decifrarlo più perfettamente, ma sarà Monsignor Forte. Parte sempre dall'enciclica Laudato Si del Santo Padre e quindi approfondisce quelli che sono gli aspetti etici, morali, alla luce dei cristiani, alla luce dell'enciclica. E quindi una spinta a tutti, diciamo così, i cristiani dormienti a prendere una maggiore consapevolezza del problema. Ci dà lo spunto per fare questa riflessione, cioè negli ultimi anni proprio i paladini dell'ambiente sono stati, si può dire, i vescovi dell'Abruzzo, del Molise, no? Che sono intervenuti su tutti i fronti, in tutte le battaglie, quindi dalla discarica di Bussi alle trivelle, al metanodotto, e insomma, hanno fatto sempre sentire la loro voce. Dottor Proietti, adesso usciamo fuori, no, dallo stretto politichese. Secondo lei, secondo voi, è un'invasione di campo, cioè quando i vescovi parlano di politica, di ambiente, di lavoro, o è semplicemente un dovere che tutti i cittadini, quindi comprese anche le gerarchie ecclesiastiche, devono fare? No, secondo me non è un'invasione di campo. Qualcuno che funga da pungolo ci vuole pure, se non lo fanno le persone. Dice, qualche volta le amministrazioni sono un po' troppo accomodanti. Ah, no, penso che solo chi eticamente è in perfetta buona fede lo possa fare. Bene, allora quindi anche il Papa si è speso molto, ma anche lo stesso Benedetto, quando venne in visita, no, a Sulmona, era assolutamente su questi temi.
Ecco, invece il valore etico di questa presenza, cioè il richiamo etico alla sfera va più ai medici, cioè all'aspetto, alla parte scientifica o anche ai decisori, alla parte politica e amministrativa, dottor Cacchioni? Dunque, non bisogna prescindere e dividere le tre vie principali nelle decisioni, la presa di coscienza e l'azione politica e amministrativa, anche se noi abbiamo avuto anche un gradino più alto, che è la presa di coscienza morale, presa di coscienza morale sollecitata, come hai detto giustamente tu prima, anche dai vescovi di Sulmona, dell'Abruzzo e di Sulmona. Ora, per tornare a quella che è la forza che deve rinnovare questa nostra società, la forza che deve rinnovare questa società deve prendere spunto da tutte quelle che sono le anime sensibili, le anime in buona fede, le anime che vogliono conservare, come si è detto più volte, anche a sproposito, ai nostri figli e ai nostri nipoti, l'ambiente che noi abbiamo avuto in prestito. Importante quindi la guida, una guida spirituale anche in questo senso. Io mi riferivo prima ai tanti cristiani dormienti, non per polemica, ma perché il pungolo, come diceva giustamente il dottor Poietti, deve essere sempre presente. Un'azione di punta, sia dal punto di vista etico, sia dal punto di vista medico, è importante che ci sia, altrimenti vivremmo tutti da. Certo, è la cosa direi positiva, forse penso anche unica, magari mi smentirete, in Italia, è proprio questa combinata, quindi da una parte la Chiesa, da una parte l'aspetto scientifico dei medici, che spesso magari no, ognuno cura il proprio orto, cioè i preti pensano alle anime, voi pensate ai pazienti, e invece su questi temi credo che questo convegno di Sulmona sia assolutamente unico e originale, no? Cioè come dire, la fortezza, il valore di questo convegno sulmonese sta proprio tutto qua, no? In questa sintesi che si realizza. Assolutamente sì, perché noi dobbiamo puntare al bene sommo, che dice, no? La Chiesa, cioè la salute del cittadino, cioè il cittadino va tutelato. E se non lo facciamo noi, che l'abbiamo anche in uno degli articoli del nostro codice deontologico, è quello di tutelare a 360 gradi la salute dei pazienti, soprattutto con la prevenzione. E in questo caso c'è solo la prevenzione primaria. Perché una volta che abbiamo inquinato con i pesticidi, gli erbicidi, che ormai viene sempre più fuori la cosa, non si può più nascondere. Basta pensare solamente al problema degli endocrino distruttori. Noi cominciamo ad avere popolazioni di ragazzi, giovani, come diceva lei prima, noi viviamo il fronte tutti i giorni. Noi abbiamo cominciato ad avere popolazioni di ragazzi con una popolazione di spermatozoi sempre in diminuzione, questo ha detto anche, confermato anche da eminenti urologi. Quindi questi hanno anche azione a livello endocrinologico, quindi sono veramente Sì, perché dannosi. magari forse non ce ne accorgiamo, oppure puntiamo l'attenzione di questi giorni, no, delle feste pasquali, su alcuni aspetti. Voi nel pomeriggio tratterete alimentazione e sostenibilità, quindi o sull'eccesso di cibo o sull'eccesso di carne. Invece il problema è più generale, no? Come dire, a rischio sono anche, adesso ci si consenta la battuta, sono anche i vegetariani, insomma, Assolutamente il sì, problema perché è. il problema è l'immissione in ambito agricolo di queste sostanze. Basta pensare ad alcuni prodotti, non dico i nomi, altrimenti qui correremo per i tribunali a difenderci, le belle mele Biancaneve, 18-19 trattamenti l'anno. Cioè, cominciamo ad avere questo tipo di problematica. Quindi, su Sulmona noi abbiamo puntato a questo, e poi tutti sanno che noi su Sulmona stiamo cercando di proteggerci il più possibile dall'invasione e dell'immissione di impianti che possano essere dannosi. Vogliamo caratterizzarci sempre di più per un ambiente pulito, perché probabilmente fra 10 anni il valore più grosso sarà la salute, potremo vendercela questa Quindi dovrebbe cosa. essere già da adesso Sì, ma fra un decennio sarà ancora più accentuata perché gli abbiamo un effetti, rapporto, sì, sì. gli effetti sono sempre più C'è un evidenti. effetto, diciamo così, moltiplicatore. Allora, dottor Cacchioni, quindi questo pomeriggio della prima giornata di venerdì, quindi a proposito Pomeriggio della giornata cioè si può di venerdì. parlare adesso di alimentazione e sostenibilità, cioè, anzi, in che termini si può parlare di alimentazione e sostenibilità? Dunque, io vorrei sottolineare la presenza del professor Segratini, che è uno dei docenti più insigni di chimica degli alimenti.
Il professore è sempre nostro ospite e viene sempre felicemente a Sulmona, con molto piacere. La chimica degli alimenti è stata introdotta da poco tempo in Italia e lui è uno dei più grossi studiosi di questo genere. Perché questo? Perché la composizione sia degli alimenti in sé, sia degli inquinanti è di importanza fondamentale per tutto questo. Poi vorrei anche ribadire la posizione dei veterinari che sono sempre al nostro fianco con il dottor Valentini, che è responsabile della medicina preventiva regionale e che poi forse potrà anche esporre meglio quelle che sono le loro tematiche, che c'è sempre vicino in questo nostro percorso di avvicinamento alle problematiche ambientali dei cittadini, alle problematiche ambientali. Bene, allora poi c'è la terza sessione, nuove fonti alimentari, sicurezza e sostenibilità. È difficile scendere adesso nel dettaglio, quindi come dire, ci si può non solo documentare, ma io direi direttamente partecipare alla... Volevo sì. Solo una breve riflessione finale. Alla luce del congresso aperto a tutti, noi da qualche anno abbiamo intrapreso con le scuole un discorso per la partecipazione degli alunni per un corso di educazione ambientale. Questo è il secondo step, perché un primo step fu fatto a suo tempo nel liceo classico con l'Università dell'Aquila. In questo sarà il secondo step con l'Università di Chieti e saremo sempre più felici di avere a disposizione gli alunni alla luce della sensibilità dei dirigenti scolastici. Va bene, allora chiudiamo con questa riflessione. In questo periodo si parla anche in TV molto ci sono molti programmi di cucina, si parla molto di diete, però l'aspetto scientifico, no, diciamo così, della formazione, non solo abbiamo detto degli addetti ai lavori, ma un po' di tutti, forse viene anche prima, no, di questi aspetti delle ricette e delle diete. L'ultimo, posso togliermi un sassolino dalle scarpe rapidamente? Come no, anche due. No, anzi, no, dottor Freire sta qui per questo. Quindi. È sufficiente uno. Sì. Come il pubblico noterà, tutti i primi anni, i precedenti anni, il congresso si è svolto all'interno del Caniglia, il nostro teatro, che è un fiore all'occhiello. Ed è stata una cosa bellissima, anche tutti i colleghi ce l'hanno sottolineata. Bene, quest'anno c'è stata la fortuna del Vescovo che ci ha ospitato lì. Perché probabilmente, una sala conferenza del Vescovo. Certo, perché qualche solerte, non so se si chiamano funzionari o comunque gli addetti a queste cose in ambito comunale, probabilmente se ne è dimenticato che noi avevamo fatto già una domanda da gennaio, il provider, che c'è un protocollo d'intesa, però mi giunge che in pseudo-associazioni culturali camuffate con plastica politica hanno ricevuto il benestare per il Pacifico in 3 giorni, anche con qualche piccola cosetta che non va. Non dico in regolarità, ma ce l'hai delibere, quindi possiamo anche andare a vedere. Era solo un sassolino. Questa città probabilmente ha bisogno di più attenzione. Va bene, allora noi li buttiamo in acqua, ma per smuovere le acque. Assolutamente, non sì. La polvere sotto il tappeto. Ma non ci permetteremmo mai. Non mettiamo la polvere sotto il tappeto. Non diciamo, è da me. Diciamo le cose come stanno, e altrimenti non sarebbe il nostro diario, no? Nel quale registriamo, annotiamo per noi, ma soprattutto per chi è a casa, i nostri pensieri e le nostre comuni riflessioni. Allora, grazie ancora al dottor Maurizio Proietti, al dottor Maurizio Cacchioni, al dottor Luigino Valentini, naturalmente, a tutti gli altri tutti i vostri colleghi che hanno collaborato con voi per l'organizzazione di questo appuntamento dell'8 e 9 di aprile nella sala conferenze del Vescovado di Sulmona. Grazie di nuovo a Onda TV per questo nostro programma che riprende. Grazie a voi, gentile pubblico, ci vediamo su Onda TV con Diario di Bordo. Buona serata a tutti. Con un muchacho o Francio Spagna, perché se magna. E dopo il ballottaggio ballottiamo la presidenza. Dance, 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 dance.